Buonasera, benvenute e benvenuti al ciclo di conferenze che quest'anno il centro culturale della Fondazione Collegio San Carlo dedica al tema delle rivoluzioni. Vi ricordo che questo ciclo di incontri si inserisce nel quadro di un progetto più ampio, di durata pluriennale, promosso oltre che dalla Fondazione stessa, dal, dall'Istituto Storico di Modena, dal Centro Documentazione Donna dal Comitato per la Storia e le Memorie del Comune di Modena, il Comitato per la Storia e le Memorie del Novecento del Comune di, eh, di Modena e della Fondazione di Modena. Questo ciclo di incontri in particolare poi è eh, realizzato grazie al contributo di Biper Banca. Ehm, vorrei l'occasione, appunto è gradita questa sera, per... Eh, Rivolgere un ringraziamento sentito a tutte le persone che lavorano dietro questi enti e queste istituzioni che ho appena nominato e che rendono possibile la realizzazione di questo progetto nelle sue numerose eh, diramazioni e declinazioni. Eh, qual è il proposito, qual è l'intento eh, che sta alla base del ciclo di incontri eh, in cui si inserisce la conferenza di questa sera? È quello di provare a riflettere insieme in queste nostre conversazioni sui momenti di cesura, di frattura nella storia e nella cultura umana, adottando, se possibile, due eh, prospettive. Da una parte una prospettiva di lungo periodo, quindi una prospettiva storica che sia attenta all'origine delle questioni, dei problemi, dei concetti che sia anche capace di seguirne l'evoluzione, il percorso spesso non lineare che hanno seguito nel corso del tempo e indagarne anche gli slittamenti a volte di significato che, hanno, che li hanno caratterizzati nei secoli o nei millenni come è il caso di, del tema di, di questa sera. Dall'altro una prospettiva multidisciplinare, cioè che riesca a integrare i contributi che provengono da campi del sapere e discipline diverse, provando a tenere un po' un... Uh, a individuare un punto di equilibrio tra la specializzazione delle discipline che è necessaria per l'avanzamento del sapere e della conoscenza umana e dall'altra parte il confronto altrettanto necessario, il dialogo tra queste discipline. E l'archeologia che è al centro appunto dell'incontro di questa sera è forse la disciplina che più di altre si è dimostrata ricettiva nei confronti di altri campi del sapere, dalla storia, la storia dell'arte, la geografia. L'architettura, la, l'urbanistica, addirittura la genetica e la zoologia. Ehm, in particolare, eh, l'incontro di questa sera dedicato appunto al tema della scrittura cade in un anno eh, particolare, peculiare, perché a settembre scorso, a fine settembre, ehm, appunto di quest'anno, ricorrevano i 200 anni. Da una delle scoperte più importanti della, probabilmente, della storia della cultura mediterranea, ma in generale della cultura umana, cioè la decifrazione da parte dell'egittologo linguista eh, francese, allora poco più che trentenne, nel 1822, Jean-François Champollion, della stele di Rosetta. Quest iscrizione, questa pietra in basalto, in realtà, che recava un'iscrizione in tre lingue, greco, domotico e geroglifico, e che era stata ritrovata da i soldati francesi durante le campagne napoleoniche in Egitto e eh, dopo la sconfitta di Napoleone era stata poi passata in mano, in mano inglese ed esposta al British Museum, dove e si trova tuttora. <ride> Uno deve vederla per forza. per forza. E questa scoperta appunto è eh, oggi oggetto di qualche controversia, non tanto la scoperta in sé linguistica di Champollion quanto ormai da vent'anni eh, gli archeologi egiziani richiedono la restituzione appunto di questo eh, manufatto, di questo mh, reperto e l'occasione appunto del, di questo anniversario ha probabilmente acuito un po' le polemiche su questa, su questa vicenda. Il tema però della restituzione appunto dei patrimoni eh, storico-artistici ai paesi che hanno subito la colonizzazione delle nazioni europee non è... Il tema è pure affascinante, importante, fondamentale, oggi non è il tema al centro dell'incontro di questa sera, lo è invece il tema della scrittura e eh, lo indaghiamo insieme a uno dei massimi, lo dico senza retorico, uno dei massimi specialisti al mondo di questo di quest argomento, che è il professor Massimo Vidale, <ride> il professor Massimo Vidale archeologo dell'Università eh, di Padova, che eh, ha condotto e eh, partecipato a una serie numerosissima di campagne di scavo in diverse aree del mondo, eh, tra cui l'Africa settentrionale, l'Asia centrale, e voglio però ricordare stasera soprattutto le campagne che ha ehm, eh, realizzato in Iraq, in alcune zone, che, in alcuni siti archeologici che Uh, sono stati negli anni scorsi uh, al centro di purtroppo tristi e eh, tragiche vicende perché erano siti in pericolo a causa dell'avanzata dell del cosiddetto, del sedicente Stato islamico del Daesh e in, soprattutto anche in Iran eh, dove insieme a un gruppo di ricercatrici e ricercatori italiani, anche iraniani, Uh, il professor Vidale ormai da, da, da qualche decennio sta contribuendo a riscrivere di fatto non solo la storia uh, di quelle regioni, ma anche dei rapporti tra quelle zone del mondo e uh, l'Europa. Tanto che ormai si parla di continente diciamo eurasiatico proprio per uh, sottolineare i rapporti che storicamente nel tempo profondo ci hanno legato uh, hanno legato quelle aree del mondo a uh, quelle in cui noi ci troviamo a, ad abitare. Non voglio però sottrarre l'ultimo tempo alla sua relazione, lo ringrazio di cuore per grazie essere qua voi, con noi benuti, spero di non e gli cedo volentieri la parola, grazie. La teologia può essere molto noiosa. Eh. <ride> <ride> okay. Nuovi dati e prospettive in questa parte, in un citato alla bella parola. Inusitato, ecco, è una bella parola, non la uso mai, quindi mi fa piacere averla messa nel titolo. Mi piace molto il concetto delle rivoluzioni, crisi e delle trasformazioni che ha dato vita a questa serie di incontri. Impossibile parlare della scrittura senza parlare dell'epica più importante e più famosa, l'epopea di Gilgamesh. Tre anni fa ho avuto la possibilità di, la, di lavorare a Ninive, quindi mi sono messo proprio nel punto della stanza dove c'era la biblioteca di Assurbanipal e ho pensato al momento in cui è stata trovata qui la tavoletta del diluvio. Che ha dimostrato il legame fra la civiltà medio orientale, paleobabilonese e assira per, tra per tradizione e i testi biblici della Genesi. Voi sapete che la Genesi è il, il, il capitolo più tardo di tutta la Bibbia ed è un capitolo molto discusso e complesso con la storia del diluvio, che in realtà deriva dalla collazione di due tradizioni di scribi e di eh, elaborazione religiosa completamente diversa. Al punto che nella Genesi Dio è chiamato in due nomi diversi, YHV e El, che sarebbe Allah, Elohim, le due tradizioni semitiche completamente differenti. Comunque, queste sono le prime frasi della, della prima tavoletta, il prologo dell'epopea di Gilgamesh. Mi piace sottolineare le ultime parole, quando par parlò del, della sua vita, Gilgamesh imparò la scrittura e. Uh, il testo menziona specificamente quelle che per primo incisero nell'argilla le sue parole, simile a quelle di un uccello. Perché questo è così? Perché i, i segni cuneiformi assomigliano alle tracce lasciate da un uccello sulla sabbia, come vedete anche visivamente. Questa è una delle più antiche tavolette che noi abbiamo in Mesopotamia. Sono tavolette con segni protocuneiformi, sono segni che ancora a livello logografico esprimono il concetto, l'oggetto. A cui si riferiscono con un riferimento formale. Quindi segni simili alle zampe lasciate da un uccello. Passiamo da Gilgamesh a un altro eroe. Questo è Gordon Child. Gordon Child è stato uno dei più grandi archeologi del secolo scorso. Era, eh, insegnava all'University College di Londra, però agli occhi degli inglesi aveva delle colpe gravissime. In primo luogo era omosessuale in un ambiente fortemente maschilista, poi era comunista, ma la cosa più grave era che era australiano, cosa che non gli perdonarono mai per tutta la sua vita. Child fu una persona, proprio entriamo nel tema anche delle vostre, eh, de, de, delle vostre mh, chiacchierate, di queste presentazioni le rivoluzioni. Child introdusse il concetto di una rivoluzione neolitica, di una rivoluzione urbana e poi di una rivoluzione industriale, grandi momenti in cui le trasformazioni si sono succedute a ritmi così intensi da praticamente cambiare nell'arco di, di poche generazioni le stesse modalità di vita delle persone. In questo quadro Gordon Child aveva collocato la scrittura e l'aveva considerata come uno dei parametri più importanti della conquista della civiltà urbana. Cioè, secondo Child, non potevano esserci città senza scrittura e, diciamo, per estensione, senza lo Stato. In realtà, la ricerca antropologica degli ultimi 50 anni dimostra che ci possono essere città senza Stato, civiltà senza scrittura, stati senza scrittura, che il quadro della nostra complessità sociale è molto meno regolare e molto più articolato di quanto non avessimo pensato. Vi faccio vedere solo un altro studioso importante che si è espresso sulla, sulla scrittura, Claude Lévi-Strauss, uno dei più grandi antropologi del secolo scorso. Claude Lévi-Strauss fu molto secco, disse la scrittura è un mezzo per schiavizzare le persone. Perché diceva questo eh, Lévi-Strauss? Ma secondo me in larga misura ha ragione: nel senso che. Con la scrittura, guardando quello che è successo nel sviluppo delle, città del delle civiltà del bronzo antico, che sono quelle di cui io mi occupo, con la scrittura è possibile controllare la gente non solo nel momento in cui avviene un'interazione vis-à-vis una persona di fronte all'altra, ma anche controllare quello che questa persona ha fatto prima e anche que quello che questa persona farà dopo. Quindi la scrittura in realtà dilata le nostre personalità virtuali, crea delle immagini, dei ruoli virtuali e in questo senso ci obbliga a fare delle cose, siamo controllabili per quello che, no, che abbiamo o non abbiamo fatto e quello che dobbiamo fare e che magari non faremo. Quindi da questo punto di vista la scrittura è un potente mezzo di controllo sociale. Quali sono le prime forme di scrittura che noi conosciamo? Queste sono le più note in assoluto, eh? seconda metà del quarto millennio, sono queste tavolette d'argilla trovate in Mesopotamia meridionale. Sono fatte di alcuni segni che... Uh, si identificano come rappresentanti degli oggetti, degli animali, dei contenitori e dei numeri, più dei segni che si riferiscono probabilmente a un'istituzione. Queste tavolette noi le possiamo leggere nel senso che capiamo cosa vogliono dire, ma non sappiamo che lingua esprimevano. Molto probabilmente si tratta di una forma antica della lingua sumerica, che era la lingua probabilmente parlata. Però diciamo probabilmente perché non ne abbiamo la certezza. Quindi capiamo cosa vogliono dire come se fossero dei numeri per intenderci. Tre lo possiamo chiamare in tutte le lingue che vogliamo, ma rimane sempre tre. Quindi questo è un po' il senso di queste eh, tavolette. Allora, che problema si portano dietro queste tavolette? Se ne portano dietro uno molto grosso, cioè sono sempre state trovate in contesti secondari. Per un archeologo che cos'è un contesto secondario? Vuol dire che non, mai, non sono mai state trovate in un archivio, ma in grandi riempimenti all'interno di grandi edifici, talmente strani che non sappiamo neanche eh, a che cosa servissero. Edifici che tra l'altro furono abbandonati intorno al 3000 a.C., furono un grosso fallimento a livello sociale questi edifici. Probabilmente queste tavolette funzionavano in... Questo contesto, ma non lo sappiamo perché sono state trovate nella Terra buttate dentro questi edifici per rialzarli e trasformarli in piattaforme per costruirne degli altri. Secondo problema: nello spazio che va dal 3500 al 3000 a.C. noi abbiamo qualcosa di strano, è successa un'eruzione solare, un'anomalia nell'atmosfera. La Terra ha girato in un modo strano, non lo sappiamo bene, ma in pratica il radiocarbonio non funziona cioè tutte le date che vengono da quel periodo lì non possono essere ricondotte a un orizzonte ristretto e sono estremamente vaste. Questo fa sì praticamente che questi documenti eh, non possiamo datarli con precisione. Compaiono più o meno nello stesso periodo in Iran, a Susa e in altre città dell'Iran e in Mesopotamia. Noi abbiamo sempre assunto come preconcetto che la Mesopotamia è l'origine di tutto, per cui le tavolette della Mesopotamia sono più antiche e gli iraniani le hanno copiate, ma in realtà di questo non c'è nessuna certezza. Perché? Perché non possiamo usare il radiocarbonio per capire chi è venuto prima e chi è venuto dopo. Quindi ci teniamo al nostro dubbio. Le informazioni che queste tavolette danno sono quelle di uno scontrino del supermercato, vedete, né più né meno. Cioè di solito c'è un'indicazione del... Non so se si vede qua. Sì, molto poco. Vabbè, faccio a meno. Ah, no. C'è un'indicazione in questo caso del negozio, chiamiamola dell'istituzione, del gruppo di pertinenza di questa transazione, ci sono delle quantità, una descrizione degli articoli e poi c'è un totale in basso a destra. Questo è esattamente quello che c'è in, in queste tavolette. Quindi questa è l'origine, diciamo, della scrittura con le forme in Mesopotamia. Cosa succede in altre parti del mondo? La scrittura nacque sempre così? No, in Cina nacque con uno scopo totalmente diverso. Queste sono delle ossa oracolari di età Shang in Cina, XIII-XI XI secolo a.C., che corrisponde all'antica età del bronzo della Cina, con un ritardo di circa mille anni o anche duemila rispetto a quello che era venuto in Mesopotamia. E I segni che vedete sono ancora i segni attuali che usano i cinesi. Cioè nell'età del bronzo i cinesi avevano già la scrittura che hanno adesso. È una scrittura puramente ideografica, d'accordo? Cioè ogni segno corrisponde a un concetto, a una cosa. E perché incidevano questi segni sulle ossa animali? Perché erano usate dagli sciamani di corte per ricavare delle predizioni dagli dei. Quindi sono domande incise su queste ossa, sono scapole di bovini o di pecore e sono gusci di tartaruga. Su questi gusci scrivevano. Se domani sacrifichiamo 200 prigionieri di guerra avremo un risultato favorevole. Il Dio ci guarderà con occhi benigni. Se domani facciamo una partita di caccia, prenderemo 200 gazelle, 300 gazzelle, 4 elefanti, domande di questo tipo. Per pilotare le risposte, gli sciamani, chiamiamoli così, anche se non è proprio la parola, vedete queste serie di buchi sul retro? incidevano sul retro dell'osso oracolare con un trapano e un, un punzone di bronzo arroventato una serie di buchi che guidavano la formazione di crepe dall'altra parte. Quindi in un certo senso le persone responsabili dei vaticini guidavano la risposta per far fare, giustificare un po' agli occhi del sovrano e della corte il tipo di... Uh, attività che doveva essere fatta. Questo faceva sì che le persone responsabili di questa pratica divinatoria molto spesso non fossero membri della corte Shang della Cina, ma fossero degli estranei, molto spesso delle spie o persone legate alle case regnanti dei paesi vicini, in modo che ci fosse un'interfaccia per poter in qualche modo guidare certi eventi politici e mettere d'accordo diverse politis, diversi gruppi di potere, evitando che succedessero dei grandi disastri, una cosa molto sottile. È molto particolare. Questa fu l'origine della scrittura cinese che i cinesi usano ancora oggi perché quando gli archeologi dell'Accademia delle Scienze cinese trovarono queste enormi fosse piene zeppe di queste ossa rocolari si resero conto che potevano leggerle. Immaginate se noi potessimo leggere, per esempio, dei testi scritti ai tempi della civiltà delle terra amare con la nostra stessa, diciamo, scrittura. Quindi vedete questo non ha nulla a che vedere con le dinamiche con cui la scrittura è nata in Mesopotamia. Qui siamo in Egitto. In Egitto, etichetta d'avorio con i primi segni proto-geroglifici. Perché gli egiziani inventarono la scrittura? Per un motivo molto semplice. Le varie parti dell'Egitto, quando l'Egitto era unificato, perché a differenza della Mesopotamia, della Cina o di altre parti del mondo, l'Egitto intorno al 3200-3300 a.C. era già un'unica nazione unificata militarmente. Tutti i nomi, le varie parti dell'Egitto concorrevano a fare il funerale del faraone E ognuno scriveva sui beni delle etichette di avorio con su scritto di che si trattava e da dove venivano. Quindi la scrittura egiziana nacque per poter gestire a livello burocratico e di rappresentazione politica il contributo delle diverse parti del paese al funerale del re. Anche questa ha un'origine, come vedete, del tutto differente dagli altri due casi. Qui siamo in India. In India nacque un sistema di scrittura, anch'esso per conto proprio, le cui uniche radici noi vediamo in sistemi di segni che compaiono su dei vasi di terracotta, a volte incisi prima della cottura del vaso, a volte dopo. Quindi sembra che loro scrivessero per indicare un po' i contenuti dei vasi in un sistema in cui i vasi venivano usati come contenitori per gestire degli scambi o cose di questo genere. Quindi anche qua un processo completamente diverso. Quindi forme di scrittura sono sorte in modo del tutto indipendente in luoghi e periodi diversi e con finalità totalmente differenti da caso a caso. Il passaggio dalle prime diciamo, notazioni scritte alla rappresentazione fonetica del linguaggio, cioè il segno non rappresenta più un oggetto o un concetto, rappresenta un suono e può essere combinato per riprodurre a piacere qualsiasi suono che noi vogliamo, fu non un'evoluzione scontata necessaria, ma un caso che avvenne più raramente e in circostanze più limitate. Delle scritture che poi fecero questo salto, solo alcune di noi, sono alcune sono giunte fino a noi, e di queste che sono giunte fino a noi, solo una parte noi sappiamo leggere. Quindi, vedete, è un quadro complicato. Allora andiamo in Iran, nel Kurdistan. Qui siamo a Susa, scavata dai francesi. Questa è l'acropoli di Susa scavata da una missione francese a partire dalla uh, fine dell'Ottocento. Tra l'altro le persone che scavarono uh, Susa erano stati prima i responsabili dell'archeologia nell'Egitto, nell nel, nell quando l'Egitto era protettorato uh, praticamente è, è, europeo. E sono le stesse persone che sacch avevano saccheggiato letteralmente le prime tombe dei faraoni egiziani, i primi archeologi francesi in Egitto, andarono ad Abido a scavare le tombe reali, trovavano queste stanze piene di vasi, spaccavano a badilate tutti i vasi che trovavano, ne portavano via solo uno per fargli aumentare il valore sul mercato antiquario. E questi erano i dirigenti del, del sistema praticamente archeologico egiziano. Poi? Come promozione furono mandati in Iran dove fecero un disastro pazzesco. Questi vedete sono gli scavi di Susa. Susa non ha nessuna stratigrafia, c'erano treni e binari. Di vagoni di ferro che portavano via tonnellate, tonnellate di terra, distruggendo gli edifici in mattone crudo a picconate perché non li vedevano e raccogliendo soltanto le sculture in pietra e le tavolette quando le trovavano. Perché le tavolette, ricordiamoci sempre, sono quasi sempre in argilla cruda. Se sono in terracotta è perché casualmente erano state cotte, ma la gente scriveva sull'argilla cruda. Perché, perché parliamo di Susa? Perché a Susa comparve l'altra scrittura di cui parliamo oggi, la scrittura detta proto-elamica. È una scrittura che ha molti elementi in comune con quella proto-cuneiforme della Mesopotamia. Susa si trova a 200 km dalle grandi città mesopotamiche, fa parte dello stesso ambiente socioculturale. Eh, si datano, come abbiamo detto, più o meno allo stesso periodo: 3300-2900 a.C., senza possibilità di usare il radiocarbonio, anche in questo caso. Susa è stata scavata così estensivamente che circa più di 1564 tavolette vennero trovate protoelamiche. Negli altri otto siti in cui comparve questo sistema di scrittura. Le tavolette sono poco più di 200 fino ad oggi, qui vedete una, una grande tavoletta con una serie di notazioni numeriche. Capite immediatamente quali sono i numeri. Sono quei cerchi con le tacche. I cerchi rappresentano di solito le decine. Le tacche rappresentano le unità, poi vi sono dei nomi. I triangoli che vedete lì rappresentano l'istituzione, cioè probabilmente il tempio, la casa, tal dei tali o il magazzino incaricato di fare tal cosa e poi abbiamo ancora numeri. E, e poi ci sono le impronte di sigillo del proprietario che garantisce con la sua autorità, col proprio sigillo, la transazione. Ecco, questo è il motivo per cui non bisogna mai scavare i siti del Vicino Oriente a piccone. Questa è la più bella tavoletta trovata da un archeologo che io conosco molto bene, americano. Scavava un sito in Iran a picconate, ha centrato la più bella tavoletta esattamente al centro e l'ha spaccata in mille pezzi. Peccato. Insomma, questo è perché il piccone non si deve mai usare. Faccio vedere altri esempi di tavolette protolamiche, vedete una scrittura molto elegante. Siamo sempre fra il 3003 e il 3000 a.C., il 2009. Questa scrittura in Iran viene abbandonata dopo il 2900 a.C., e per sette secoli in Iran non abbiamo più attestazioni di scritture. Le tavolette protolamiche, come quelle mesopotamiche, sono documenti d'archivio, quindi. Registrano trasferimenti di cereali, animali, lavoratori, prodotti caseari tipo burro, yogurt, formaggio, sempre in piccoli numeri. Poche tavolette hanno, hanno numeri superiori a, a un centinaio o due centinaia. Una volta sola ci sono mille oggetti, eh, non mi ricordo se sono animali o vasi, ma numeri molto alti sono estremamente rari. Una cosa particolare, con le tavolette protelamiche non si registrano le mucche, non c'è mai la menzione di una mucca, solo pecore e capre, per qualche motivo questi sono dei misteri che si hanno, però insomma, sono segni che noi leggiamo, anche perché sono identici a quelli usati in Mesopotamia, questi, questi segni. Quindi è un sistema di controllo che non valeva per i bovini. Allora, come si legge una tavoletta protoelamica di questo tipo? Vedete, eh, vedete in alto a destra, allo sopra, c'è la designazione di un'istituzione, vuol dire il tempio, il magazzino, eccetera, eccetera. Poi ci sono delle sequenze, quello è il nome della persona, sono nomi individuali espressi foneticamente. Poi ci sono i segni che indicano il bene trattato, la croce che sta per pecora, praticamente, in Mesopotamia era un cerchio con una croce dentro, molto simile. E poi ci sono dei numeri, quindi sono animali dati a diversi pastori, ognuno segnato col proprio nome. Girata la tavoletta c'è il totale. Il che vuol dire che il, la registrazione dell'istituzione che presta gli animali di solito ha interesse. Di solito, se uno dava un tot di pecore, maschi e femmine, a un pastore si aspettava di ricevere un certo numero di agnelli, quindi, questo era l'obbligo, vedete, la schiavitù che comporta la scrittura per la persona che prendeva il prestito di restituirlo. In realtà, anche qua siamo sempre nella logica, come, come dicevamo prima, dello scontrino del supermercato. Vedete l'indicazione dell'istituzione. In questo caso non è pubblicità, ma insomma in questo caso c'è il grande magazzino, la data, la descrizione precisa delle merci e poi il totale della spesa. Cioè non siamo tanto lontani da cose che conosciamo molto bene. Ora la teoria che eh, è sempre stata, diciamo, che troverete sempre nei libri, che tutto è partito dalla Mesopotamia, che quindi in Iran è stato copiato questo sistema adattando i segni della Mesopotamia. In realtà non c'è nessuna base archeologica per questo, deriva solo dal preconcetto. Come dicevo prima al, al, al professore, noi siamo mesopotamocentrici, noi facciamo risalire tutto alla Mesopotamia per un motivo molto semplice perché dalla Mesopotamia viene la tradizione biblica che è quella in cui non riconosciamo la nostra identità giudaico-cristiana. Ma in realtà, come noi ci addentriamo nel mondo esterno, a oriente di Sumer, troviamo delle sorprese che non possono essere facilmente ricondotte a questo tipo di prospettiva. Allora, questa a sinistra vedete, in alto a sinistra, una tavoletta protelamica, a destra la successiva scrittura che noi troviamo in Iran, che è la scrittura elamiter lineare. Ora, noi usiamo questa parola elam, elamita per questi periodi molto antichi. In realtà, prima dell'impero accadico, cioè prima del XXIII secolo, non, questa parola non ha molto senso. È una costruzione che è stata fatta dall'Accademia per parlare di queste civiltà dell'Iran sud occidentale e avere un nome comune per l'inizio e la fine del, del, del terzo millennio. Quindi prendiamole sempre tra virgolette, questo concetto di elamita proto-elamico come scrittura e elamita lineare il sistema di scrittura. Come vedete è abbastanza simile. Questo è un esempio che viene da una serie di vasi d'argento che hanno una storia molto strana, sono stati rubati dall'Iran, portati da un antiquario a Londra, da un antiquario armeno e poi vi dirò qualcosa di più su questa storia. Ora quando i francesi scavavano distruggendo Susa, come vi ho detto emergevano delle statue in pietra. Questa statua in pietra che sta al Louvre nella sala delle antichità orientali è una bilingue. Ha a sinistra una scrittura con sistema di cuneiforme accadico, e a destra una un testo di scrittura e la mita lineare. Siamo nel XXIII secolo, XXII. Come vedete, il testo e la mita lineare è molto più breve, molto più semplice di quell'altro, quindi non, si sapeva già che non era una, una, una bilingue perfetta come quella della stella di Rosetta. Vi sono anche delle tavolette anche se sono poche che riportano testi in uh, elamita lineare che fino vorrei dire fino al, al, all'altro anno noi non eravamo in grado di leggere, ok? Al punto che Uh, questo signore è un mio collega che insegna a Oxford, si chiama Giacomo Dalle, scrisse questo articolo, questo è il classico articolo che nessuno studioso avrebbe mai voluto scrivere, perché lui in questo articolo cosa dice? Dimostrerò che mentre la scrittura protoelamica, quella più antica delle prime tavolette che vi ho mostrato, può essere decifrata in quanto è un vero e proprio sistema di protoscrittura, l'elamità la lineare non può esserlo. È improbabile che l'elemento lineare rappresenti un vero e proprio sistema di scrittura. Appare piuttosto come un insieme di pseudotesti con un sistema di segni non standardizzato. In pratica, lui pensava che gli iraniani fingessero di scrivere per darsi un contegno, e quindi i re facessero dei segni a caso per dire sono figo anch'io. Ma era chiaro che è un'idea ingenua questa, d'accordo? Stiamo parlando di una corte reale. Ora, appunto, questo è un articolo che il mio collega non avrebbe mai dovuto scrivere perché un mio studente, che si chiama François Dessé che lavora con me in Iran, è andato nella famosa casa di antiquariato di Londra, ha cominciato a trascrivere i testi nella metà lineare di questi vasi d'argento che i miei colleghi, siccome non avevano provenienza sicura, roba, roba rubata, facevano finta che non esistessero, tra l'altro con dei veri e propri capolavori, come vedete in questo caso, un re iranico del 2100 a.C. e ha cominciato a codificare tutte le scritture, questo è François Desset. Si chiama François come, come Champollion, okay? tra l'altro. E come diceva lui, siamo 200 anni dopo, e poi vi mostrerò delle altre analogie con questo caso. Ha cominciato a trascrivere in parte questi vasi, sono vasi di dedica dei rituali reali, le iscrizioni sono noiosissime, cioè sono, dicono io al tal dettaglio ho fatto questo, ho portato il vaso d'argento al Tempio della Dea, eccetera, eccetera. Quindi di per sé non danno delle grandi informazioni. Ma ci permettono di capire uno che questa è una forma molto arcaica di Elamita. Quindi abbiamo 40 nuove iscrizioni in una lingua che non assomiglia a nessun'altra, una lingua di quelle che sono emerse dalla preistoria più profonda. E un po' per volta cosa ha fatto lui? Ha codificato i segni, ha cominciato a vedere le varianti e ha visto la struttura dei testi. I testi collocavano il nome del re perché li poteva leggere in accadico, più o meno in quelle posizioni, È andato a vedere le liste reali che conoscevamo dalle liste accadiche come vedete qui, e si è trovato nella stessa condizione di Champollion con la, con la stella di Rosetta. Vedete nei cartucci i nomi dei re, a sinistra la lettura della più importante di Champollion, Ramses, sapete che l'egiziano, come molte lingue eh, del vicino oriente, si basava sulle consonanti, non sulle vocali, quindi Ramses, e il mio studente ha trovato Shi. Haha, shilhaha è un re del, noto dalle liste reali. Poi ha letto il Sushinak, ha letto eh, Ebarat e un po' per volta ha trovato tutti i nomi dei re. Questo ha permesso di risalire a dei verbi, a delle notazioni pronominali e via dicendo. E in pratica quest'anno è stato pubblicato, vediamo se ce l'ho qua, vabbè ve lo faccio vedere dopo, l'articolo definitivo da questo punto di vista. Con cose che a questo punto riconosciamo identiche a quella della Mesopotamia. Vedete i testi come si leggono di queste tavolette. Pape, pupi, memu, mami, Cosa possono essere queste cose? Sono gli, es gli esercizi degli scribi. Esattamente come in Mesopotamia. Liste di parole. Vedete un frammento molto piccolo di una tavoletta, ma è esattamente quello che, che uno si aspetterebbe quando c'è una scuola scribale che insegna alle persone a scrivere. E un po' per volta vedete frasi più lunghe che hanno cominciato a uscire. Quindi, mentre il sistema proto quello più antico, era sia logografico sia fonetico, vi ricordate che i nomi delle persone erano espressi in modo fonetico, il sistema di scrittura elamita lineare è puramente fonetico, puramente sillabico, la più antica scrittura puramente fonetica, non c'è un ideogramma in tutta la scrittura. Questo perché l'Iran è sempre stata una terra talmente. Eh, come posso dire, composita dal punto di vista culturale e linguistico, che solo una scrittura puramente fonetica poteva adattarsi a esprimere le transazioni fra gruppi di persone completamente differenti. Okay? Quindi adesso la questione è l'elamità lineare che noi conosciamo dal 2300 a.C. in poi e quella proto-elamica che scompare nel 2900 sono lo stesso sistema di scrittura oppure no? Questo non lo sa ancora nessuno. François Dessay sta lavorando per provare a vedere se i, i segni e elementi lineari che lui legge adesso, collocati sulle tavolette più antiche, possono avere un significato. E questa sarebbe una rivoluzione, perché noi per questo periodo così antico in Mesopotamia non abbiamo nessun nome personale, perché non li leggiamo i nomi personali. I nomi personali nel Vicino Oriente spesso inglobano i nomi delle divinità, figlio del Dio, eccetera. Pensate se potessimo leggere i nomi di divinità, del 3000 a.C., una rivoluzione totale nella nostra disciplina. Pensate se alcuni di questi nomi fossero semitici, che cosa succederebbe nel campo, nel campo filologico? Quindi, questa è un po' la porta che si sta socchiudendo, d'accordo? Piccolo inciso, e qui voglio, sarà un po' polemico: François si è presentato a un concorso fatto da una collega di Bologna, dell'Università di Bologna, è stato bocciato. Hanno fatto passare una ragazzetta che ha scritto tre articoli con una serie di concordanze matematiche su alcuni dei segni protoelamici. Lui, che ha decifrato l'elamità lineare, è arrivato secondo. Vabbè, è chiusa la polemica. Io non ho una grande stima del mondo accademico, pur facendone parte, ti chiedo scusa. Andiamo in un'altra parte dell'Iran, ancora più a est e a sud-est. Giroft, questa civiltà emersa dal nulla circa vent'anni fa. Vi do solo alcune immagini per farvi capire di cosa si tratta. Queste sono le rovine di un grande palazzo costruito probabilmente fra il 2004 e il 2000 a.C.: un'enorme massa di mattoni crudi. Allora. Avete al centro il, il palazzo, è circondato da un muro spesso 5 metri e qua dove ci sono le linee gialle c'è un muro spesso 30 metri, fatto tutto di mattone crudo. Intorno c'erano case private, intorno al muro ci sono scarichi di impronte di sigillo, resti di pietre semipreziose, trapani e via dicendo, ripostigli di statuette di pietre. Fuori dal muro c'è un quartiere metallurgico con 10 fornaci per fondere il bronzo e la cosa che ci interessa qua, le tavolette, vedete, a 500 metri dal palazzo. Vi farò vedere la scoperta di tavolette con un altro sistema di scrittura di cui nessuno aveva mai avuto sentore. Prima però guardiamo un attimo l'ingresso del palazzo. Qui, quello che resta è tutto eroso, ma sono tre o quattro fasi di costruzione. All'ingresso gli archeologi iraniani hanno trovato un ingresso monumentale con queste statue di argilla cruda dipinta. Con le braccia gialle messe così, che è la posizione di venerazione tipica del mondo sumerico. Un vestito fatto di, di triangoli rossi e neri alternati, e vicino, frammenti di tavolette, e scacchiere in con un uomo scorpione, in cui le parti del corpo dello scorpione sono i punti dove si muovono le, le pedine del gioco. In questa stanza che vedete qui è una stanza usata a livello amministrativo, 200 impronte di sigillo, tutte su piccoli sacchetti di cuoio, che vuol dire che dentro c'erano polvere d'oro o, o pietre preziose, qualcosa di molto specifico, perché sacchettini piccoli chiusi così e sigillati in questo modo. Siamo a Giroft, eh, questa città eh, nel sud-est dell'Iran sconosciuta fino a che non è emersa, non è emersa questa civiltà. Questa civiltà corrisponde probabilmente all'antico paese di Marhashi, che è un paese, il paese più citato dalle fonti mesopotamiche della seconda metà del terzo millennio. All'interno di questi sigilli, di questi 200 sigilli, i tre che vedete in basso e lì, scusate, in alto a destra, sono nello stile locale, ma vi sono delle impronte di sigillo mesopotamico, che dimostra, questo è un sigillo del dinastico antico 3B, quindi siamo intorno al 2005, a.C., 2006, è il periodo di... Eh, massimo contatto probabilmente di questa civiltà per quanto riguarda gli oggetti trovati iraniani in Mesopotamia e qualcosa, qualcosina anche dall'altra parte. Fra questi sigilli, in un altro punto in realtà, non nella stanza di cui vi ho parlato, è stato trovato un sigillo delle città. I sigilli delle città in Mesopotamia sono sigilli che hanno solo emblemi di città mesopotamiche, ma tutti insieme come se fossero delle anfizioni. Quindi la persona che aveva questo sigillo poteva agire diplomaticamente per... Tutte le città messe insieme eh? un po' come, come nel mondo greco in cui le anfizioni funzionavano da leghe sacre fra città diverse. Quindi vedete, in questo piccolo frammento si data non dopo il 2009-2800 a.C., un periodo per cui le fonti storiche non ci dicono nulla perché non le conosciamo, ma si riconoscono chiaramente i simboli di alcune città importanti. In primo luogo, Ur, che vedete quella specie di triangolo col becco, qui, in alto a sinistra, lì, e probabilmente anche altre città. Queste sono. Altre rappresentazioni dei sigilli delle città, quindi manifestazioni di contatti molto, molto antichi. A cosa servivano questi sigilli? A chiudere quasi sempre porte di magazzini. Quindi erano stanze in cui si metteva dentro qualcosa e per riaprirle serviva l'autorità di questi funzionari speciali che potevano agire per tutte le città e non soltanto per una. Ecco qui, vedete. No, il simbolo di Ur, forse quello di Nippur, forse quello di Uruk, forse, anche in questo caso non siamo certi perché è un lacerto piuttosto piccolo. Ora, io ero lì in quel periodo, siamo intorno al. cosa sarà stato questo? Sarà stato il 2006-2007, così, eh, forse anche 2009. Un contadino arriva nella casa della missione. Io ero stato invitato dal direttore iraniano dello scavo a prendere parte alla missione. Dice: Ho trovato questo frammento di tavoletta, anche nel cortile di casa, tutti facevano buchi dappertutto per cercare tesori in quel periodo. Lui ha trovato questa tavoletta che non sapeva cosa fosse, non aveva un valore commerciale a livello antiquario. La portò al direttore della missione, il quale decise di fare uno scavo nel cortile della casa del contadino. E quindi ci si allargò in questo, nello spazio che restava fra la casa e il palmetto, era era un cortile, qui vedete le ragazze, iraniane, eh? le ragazze iraniane, questa è una zona molto rurale esterna dell'Iran, quindi le ragazze devono per forza vestirsi così di nero, ma vi assicuro, le donne iraniane non hanno nessuna remora a interagire con i maschi, con coraggio, con indipendenza, fanno tutto quello che fanno i maschi e non, non si tirano mai indietro su niente, sono delle persone eccezionali, queste sono le studentesse dell'università locale. E questo è uh, Yusuf Magizade, il direttore, al momento in cui estrae dal terreno una tavoletta. Allora, guardate queste tavolette, questa è la mappa, non bellissima, ma più o meno insomma, rende l'idea. Le zone grigie sono i buchi fatti dal tombarolo, per dire. Vicino, attaccato, trovò una specie di fornace, un focolare, e sono emerse tavolette. Queste tavolette hanno, da un lato, una scrittura mai vista prima, che noi chiamiamo la scrittura geometrica dopo la vedrete meglio, sul retro c'è un'iscrizione nella mita lineare tracciata dopo che la tavoletta si era un po' essiccata, è come se fosse una procedura di controllo nella mita lineare su qualcosa registrato con una scrittura completamente diversa. Quindi in tutto per adesso abbiamo quattro tavolette con questa scrittura, tre trovate in questo scavo e una che veniva dalla, dalla cittadella, quel, quel, quel tell che avete visto prima. Questi sono i segni, quella in alto rotta è quella della cittadella, queste altre sono state trovate in questo scavo, lì vicino c'è un archivio, quasi sicuramente. Ve le faccio vedere rapidamente. Sono 26-27 segni, non so se questo vi dice qualcosa. Questa è la trascrizione, questa è l'altra. Dietro alla frase nella mità lineare, eccola qua. Ora, che cosa siano queste tavolette? Noi non lo sappiamo. Potrebbero essere, per quanto ne sappiamo, notazioni musicali o conti di pecore o regole per la tessitura. Non lo sappiamo, ma qualcosa sono. Anche perché il numero di segni è molto, molto limitato. Ecco, François Dessay ha scoperto che se la tavoletta è letta in senso bustrofedico, cioè da sinistra a destra, da destra a sinistra, ci sono delle parole, tra virgolette, che si ripetono nelle varie linee nello stesso modo. Quindi le sequenze hanno una loro regolarità, non se ne è raccorta nessuno. Questa è sempre l'iscrizione. Queste si leggono eh, adesso. Lui non ha ancora pubblicato lo studio di queste, ma sono, sono sequenze che si leggono. Probabilmente sono dei nomi, ma, oppure esprimono qualcosa in una lingua che non sappiamo, può darsi che non sia neanche la mita, vedremo. È tutto materiale in corso di studio. Chiaramente, questa storia crea uno scompiglio pazzesco, no? una rivoluzione nell'ambito nell archeologico. E cosa succede? No, qual è la reazione del, dell'Accademia di fronte a una roba del genere? È tutto falso, è tutta una frode, questo è quello che è stato detto. In particolare, ora, qualsiasi archeologo che ha scavato nel Vicino Oriente vedendo questa foto sa perfettamente che questa non è una tavoletta impiantata nel terreno, è impossibile mettere una, una tavoletta per terra senza che si veda che la terra sia stata smossa intorno. Quindi proprio su questo io ci metto la testa di mia figlia, non ho nessuna, nessuna preoccupazione. Ero anche presente quando le hanno trovate, so benissimo che sono autentiche, non sono dei falsi. Eppure, i grandi studiosi del tempo, e questo è sempre quello che negava che la metà lineare fosse una scrittura, dice: nessuno specialista nel mondo considererebbe queste se non dei falsi assoluti. Quindi questo è il perché? Perché non era possibile che lì in Iran, nella, nella fine del terzo millennio, qualcuno scrivesse una scrittura di cui nessuno aveva mai avuto sentore. Okay? Quindi negazione, negazionismo totale. Questo è un altro, Steve Farmer è uno che è diventato molto popolare in un certo periodo sostenendo che la scrittura dell'Indo non era una vera scrittura. E ha scritto frasi di questo tipo, le popolazioni dell'Indo erano analfabete, è come se si potesse dire una cosa del genere. Tutti erano analfabeti nel terzo millennio, solo una minoranza della popolazione sapeva scrivere. Quindi una cosa così detta agli indiani in questo modo, una frase stupida e insultante fatta per destare clamore nella, sta nella stampa e diventare famosi. E chiaramente questo giudizio si è esteso immediatamente alle tavolette di Roft e lui scrisse anche l'analisi ha rapidamente messo in dubbio la legittimità del pezzo, che sono quattro, che include un numero irragionevolmente piccolo di segni, ma cioè lo decide lui, come diavolo doveva scrivere questa gente 5.000 anni fa, un americano che sta a palo alto, non lo so, in California, Prendiamoci conto di queste cose e via dicendo, adesso non, non, non voglio infierire su questi atteggiamenti, però sono quelle occasioni in cui veramente si perde la possibilità di risparmiarsi una brutta figura. E allora ai miei studenti io faccio sempre vedere questa storia, la storia dell'ornitorinco, che oltre ad essere una bestia molto simpatica è interessante come, come è stata gestita nella cultura occidentale, arrivavano questi animali impagliati che erano impossibili avevano le zampe dietro con un aculeo palmate come quelle delle oche con un aculeo velenoso. Era un mammifero ma faceva le uova e aveva il becco, un mammifero peloso col becco, non si era mai vista una bestia del genere. Per cui tutti a dire è falso, è falso, è falso. Chiaramente bisogna sempre trovare dei colpevoli e la cultura razzista del tempo cosa disse? Sono i marinai cinesi che quando viaggiano praticamente dal sud-est asiatico verso l'Europa, nelle barche, non sanno cosa fare, cuciono animali falsi. Fino a che praticamente questa roba, ecco, per cui sarebbero state delle cose di questo tipo, l'ornitorinco, e ci hanno creduto tutti per due o tre generazioni di biologi. Fino a che questo signore ha avuto per le mani un, or un ornitorinco secco e ha cominciato a dire scusate tanto ma io queste cuciture non le vedo, questo qua, questo qua è vero, mi dispiace per tutti, ma è un animale vero, fatto così non ci posso fare nulla in pratica. Per cui io faccio sempre vedere queste cose, dico lunga vita all'ornitorinco, cioè dobbiamo sempre renderci conto, in archeologia noi troviamo cose, ne troviamo un esempio per un milione di cose che sono scomparse. Molti miei colleghi pensano che una cosa trovata per essere unica deve essere necessariamente falsa, non è così. Noi, a noi arrivano per circostanze inimmaginabili, rarissime, frammenti di questo mondo del passato. E molto spesso abbiamo dei frammenti unici, per questo è ancora più significativo. Allora, guardate, questo è il panorama di tutti i siti del terzo, tutti, di una, della parte dei siti del terzo millennio che siamo riusciti a scavare fra Pakistan, Turkmenistan, Afghanistan, pochissimi, Iran e poi si arriva in Mesopotamia, quindi è un universo enorme. Da quando i, i compagni aerei sovietici hanno avuto la brillante idea di invadere, invadere l'Afghanistan, cosa che ha determinato la caduta del loro impero, tra l'altro. E una serie di catastrofi che si sono riverberate in tutto il mondo eurasiatico. Le autorità locali hanno perso il controllo della, della, della sicurezza dei siti archeologici e tutti si sono messi a saccheggiare migliaia di necropoli. Un'enorme quantità di manufatti preziosi si sono riversati sull'Europa, l'Australia, il Giappone, gli Stati Uniti, la Francia e sono finiti nelle collezioni private dove io ho potuto recuperarne qualcuno perché. Io personalmente non vedo perché, vista la distruzione, dovremmo anche rinunciare alla conoscenza che queste distruzioni hanno causato. Allora, in alto a destra vedete un vaso accadico: c'è un prigioniero dell'Iran sudorientale di Giroft, legato con un anello al naso e con le braccia così. Sotto avete un altro prigioniero identico in un vaso d'argento che viene da dove? Dall'Afghanistan settentrionale. Questa è l'unica. Testimonianza. Lo diciamo per lo stile, perché questo è lo stile palatino della Battriana, quindi delle pianure della Mudaria, al nord praticamente dell'Afghanistan. E c'è chiaramente rappresentata una scena di, di un corteo, probabilmente guidato da un sacerdote, la prima figura a destra, e stanno portando un prigioniero del sud-est dell'Iran, probabilmente di Marhashi, di questa forte civiltà scoperta da vent'anni, per ammazzarlo. Quest'anno ne ho trovato un altro vaso in un'altra collezione privata, eccolo qua, sempre nello stile palatino della Battriana, questo è tremendo questo vaso, io sono stato male prima di, di, di disegnarlo perché ho dovuto, vedete questo è lo sviluppo fotografico, non si vedono bene le figure in questo, ma vi faccio vedere il mio disegno, ci ho messo otto ore a fare questo disegno, e rappresenta l'uccisione di un bambino, vedete in basso a destra, un bambino legato con una catena al collo. Le serie di anelli che sono davanti sono probabilmente anelli d'oro, è uno dei modi in cui circolava la ricchezza aurea. Rappresenta questo gruppo di armati che hanno sconfitto evidentemente un capo dell'Iran sudorientale, nudo, portato via, lo riconosciamo dalla sua treccia, dalla barba che è una forma diversa, e lo stanno portando all'esecuzione. Vedete i segni che ci sono dietro? Questa è la scena, sono le due scene comparate, forse si riferiscono allo stesso episodio bellico. E se vedete bene... Eh? Questi sono i personaggi, vedete che ci sono dei caratteri scritti. Eccoli qua. Sono dietro le teste delle persone. Ora questa può essere una, una scrittura finta, può darsi, però la posizione dietro la testa sembra proprio indicare il nome di un personaggio reale. Quindi questa è un'altra scrittura di cui nessuno ha mai sentito parlare fino ad ora. L'unico caso, forse c'è un altro vaso, vediamo se ce l'ho dopo. Ecco, questi cammelli hanno un segno qua che potrebbe essere il nome dell'animale, non lo so. In tutto per il momento sono una ventina di segni, e... però i segni che la compongono non sono più di 10-12. Sono segni, come vedete, molto semplici, non hanno nessun riferimento ideografico. E... Niente esclude che possano essere segni alfabetici. Non lo sappiamo, quindi intanto pubblichiamo sta roba, vedremo se ne escono altri esempi di sta scrittura. Eccoli qua, vedete le tre, le tre iscrizioni, quindi eh, trascritte in modo un po' regolare da me, qualcosa del genere, insomma, ci, ci fa riflettere. In conclusione, noi avevamo tre scritture che non potevamo leggere del terzo millennio a.C., il lineare A di Creta, che vedete in alto a sinistra, la scrittura dell'Indo sul lato destro e le lamità lineare. Da quest'anno, 200 anni dopo, eh, appunto, Champollion, Possiamo leggere la le metà lineare, ci restano le altre due come scritture che non possiamo ancora leggere. In conclusione, questo è il senso di quello che vi volevo dire oggi, negli ultimi 40 anni i conflitti internazionali hanno causato una irrimediabile devastazione del patrimonio archeologico di tutta l'Eurasia meridionale, prima che questo fosse esplorato. Era quasi totalmente inesplorato, lo dimostra addirittura una civiltà scoperta per caso vent'anni fa e tutti questi oggetti che arrivano adesso sul mercato, che sono straordinari molto spesso. Allora, i vuoti nella documentazione sono e saranno imputabili non tanto alla retratezza del mondo oriente della Mesopotamia, quanto all'assenza di scavi scientifici e alle distruzioni che sono avvenute negli ultimi 40 anni in pratica dal 78 in poi quando i russi hanno deciso di mandare il mondo nel caos invadendo l'Afghanistan un vecchio sogno degli zar però fatto da uno stato comunista quindi anche questa è una cosa molto curiosa in queste condizioni non possiamo più pensare che l'invenzione della scrittura sia stata unica e ripetibile invenzione del mondo mesopotamico. Dobbiamo togliere anche noi stessi un po' dall'idea di essere il centro del mondo, dobbiamo pensarla in un altro modo. Il ruolo delle civiltà dell'altopiano iranico e forse del Golfo Persico, perché nel Golfo Persico abbiamo evidenze di cui oggi non posso parlarvi per problemi, ma anche lì abbiamo scritture diverse, lingue che non sappiamo collegare a niente. È tutto un altro mondo, anche perché era l'autostrada diretta fra l'India e la Mesopotamia, il Golfo Persico. Quindi eh, il ruolo delle civiltà dell'altopiano iranico e forse del Golfo Persico in questo vasto processo di invenzione e innovazione rimane tutto da scoprire e da definire. Dobbiamo avere la mente aperta. Infatti, il carattere puramente fonetico dell'elamità lineare, il primo nel mondo, lascia sospettare che tale ruolo sia stato autonomo e fortemente innovativo. E forse dovremmo anche mettere in discussione e ripensare in modo diverso l'origine delle scritture alfabetiche che noi adesso collochiamo nel vicino oriente. E vorrei concludere con questa frase di un pensatore tutt'altro che stupido, sul quale io ho notevoli punti di disaccordo, ovviamente, soprattutto sulla sua idea che la storia non serve a nulla. Ma questa frase mi piace molto. Le convenzioni, più delle bugie, sono nemiche pericolose della verità. Grazie mille. Grazie al professor Vidale per questo affascinante affresco sulla storia della, della scrittura. Mentre parlavi mi veniva in mente che diciamo, la cultura della parte del mondo in cui siamo nati ha avuto questa doppia, probabilmente tradizionalmente, questa doppia reazione nei confronti della scrittura da una parte, una grossa affascinazione chiaramente, dall'altra una certa diffidenza, pensavo quando all'inizio hai fatto vedere appunto, la, quel, hai citato quel capitolo di mh, Tristi Tropici di Raggi Strauss, eh, ma in realtà poi appunto mh, il Fedro di Platone già insomma indicava qualche, leste, sì, sulla scrittura. Sulla scrittura. E, mh, come sapere c'è la possibilità di eh, intervenire, eh, intanto è arrivata una domanda da un, un amico, un'amica che ci... Anzi, un'amica che ci sta seguendo, da, che ha seguito la, la tua conferenza da YouTube, eh, dice: Parlo e chiedo da profana. Champollion, decifrando la stella di Rosetta, partì per assonanze dal greco. Tolomeo, Cleopatra, cioè aveva dei Giusto, punti di riferimento. Certo. Nel caso di queste scritture, come com funziona? I nomi dei re si leggevano in accadico, per cui sapevamo perfettamente da diverse iscrizioni mesopotamiche che noi leggevamo perfettamente, e anche comprendevamo c'erano le liste dei re, sapevamo le sequenze, è la stessa identica situazione. Quindi avendo i nomi dei re con il loro valore fonetico, vedendo come le sillabe, eh, perché è sillabica l'elemento lineare, si ripetevano in un certo senso, ha cominciato a eh, mettere insieme il valore fonetico dei nomi e un po' per volta hanno cominciato a, a costruire il loro senso, esattamente allo stesso modo. Grazie. Vediamo sì. se sì, c'è una domanda. Si procede sempre dal noto per spiegare l'ignoto, non si può fare il contrario. Una curiosità, eh, le tavolette enigmatiche trovate nel, nei siti di Tiramaricoli, ah, con diversi segni, sono bellissime, eh, son sì. bellissime. c'è qualche studio recente che possa... No, identificare... sono tutti impantanati con quella roba. Eh. Francamente, Grazie. tante teorie, tante idee. C'è chi pensa che servissero a metterci dei nodini con le corde, ma insomma, non, non c'è nessuna base reale. Purtroppo pochissime di queste sono state trovate in un contesto magazzino. Noi per le terra non abbiamo i magazzini. I magazzini ci darebbero la possibilità di investigare la, la, non so, le, le notazioni, le possibilità di registrazione, ma sono tutte trovate, quasi tutte vengono dalla superficie e non sono, non sono contestualizzabili, purtroppo. Però sono veramente stupende, ha fatto bene a ricordarle. Non mi risulta che sia stato fatto nessun passo significativo in avanti da quel punto di vista. Mentre aspettiamo qualche, altra, qualche altro intervento, io volevo chiederti se potevi dirci qualcosa in più, eh, è un argomento direttamente e indirettamente legato alla scrittura, del lavoro che hai compiuto con la tua equip. Italo iraniana a Girof, da a cui ha dedicato appunto un libro che è uscito nel 2020 per le edizioni dell'Ismeo no. l'istituto... Io sono stato molto fortunato nel mio lavoro perché vedere una civiltà intera che emerge dal nulla e assistere proprio nei cantieri, a parte le tavolette, proprio a, a queste scoperte è stata una cosa incredibilmente emozionante. Che ha ripagato tutti i sogni che avevo da bambino, se devo essere proprio sincero. E sta emergendo lentamente questa, questa civiltà, ma è veramente impressionante, e non si capisce come sia stata scoperta solo vent'anni fa. I monticoli, queste città antiche abbandonate in questo angolo abbastanza remoto dell'Iran sudorientale, erano stati segnalati nel 1930 dai primi esploratori che erano passati avevano fatto due foto, avevano visto un po' di ceramica in superficie, ma nessuno poi è tornato lì a vedere di che cosa si trattava. Adesso poi la critica che è stata fatta quando hanno cominciato a emergere i, i rinvenimenti di Giroft, diciamo, è impossibile che una civiltà così sia nata dal nulla. Uh -huh. Adesso sappiamo che è cominciata nel Neolitico, i colleghi iraniani hanno trovato villaggi dai 7000 a.C., c'è cioè, esattamente l'antichità che c'è diciamo, uh, in altre parti del mondo, sicuramente si troveranno dei siti ancora più antichi, quindi è una civiltà con tutte le sue fasi formative se è vero che, come sembra, perché ormai sono quasi tutti d'accordo, che si tratta dell'antico paese di Marhashi, è il, prima il nemico, poi il partner politico della Mesopotamia più importante che noi riconosciamo nei testi cuneiformi. Se ne parla tantissimo di Marhashi. Sappiamo che i re mesopotamici mandavano le loro figlie a sposare i principi di Marhashi, matrimoni dinastici. Quindi sappiamo che c'erano mercenari di Marasci che vivevano in Mesopotamia, a cui era dedicato addirittura un festival di queste persone, che parlavano la propria lingua, stavano là. quindi Un po' per volta stiamo collegando queste varie fonti di informazione, ricostruendo un protagonista storico di importanza straordinaria. Anche perché appunto la cosa che mi ha colpito è che questi manufatti sono di una raffinatezza anche artistica. non li ho fatti vedere eh, adesso i vasi no. in clorite, tra l'altro li stiamo studiando a Padova adesso, stiamo facendo le analisi mineralogiche, stiamo cominciando a capire da che parte vengono. Cioè è, è tutto un quadro che sta prendendo forma lentamente perché le risorse che abbiamo sono limitate. Poi voi sapete la difficile situazione politica dell'Iran attuale, che certo non favorisce il nostro lavoro. Sì. Mm. Però nel, nel periodo di apertura che ha avuto l'Iran, quando c'erano i progressisti al, al potere, noi siamo andati lì costantemente tutti gli anni, abbiamo raccolto una quantità di dati da paura. Io ho da lavorare solo a scrivere per i prossimi tre anni. E prima del vostro lavoro di ricerca, se non sbaglio, c'erano stati poi dei saccheggi di quelle... Non ve l'ho fatta vedere le foto. Aree. Sono dozzine di necropoli con migliaia di tombe completamente distrutte nell'arco di un anno. Cioè è tutto avvenuto a cielo aperto da parte delle collettività locali. Gli antiquari venivano dal Golfo, dall'Afghanistan, da, da, da varie regioni. Anche Pakistan, perché erano zone sotto il controllo tribale? Le zone sotto, fondamentalmente, il controllo tribale. A un certo momento, dopo un anno di saccheggi, sono arrivati i Pasdaran da terra, hanno bloccato tutti, hanno cominciato a sequestrare tutta la roba che c'era nei villaggi e a portare tutto nei musei. Ma per un anno intero la roba è sparita e si calcola che sono spariti circa 40-50 50000 manufatti di pregio verso i musei occidentali una perdita per l'Iran incredibile. Arrivavano gli antiquari direttamente sul luogo delle necropoli e pagavano questi vasi 40-50 dollari all'uno per vasi che si vendono a 70, 80, 100 mila dollari, quindi questa è la differenza. 50 dollari per i contadini del posto equivalevano a un mese di stipendio. Certo. E quindi ma fu proprio una cosa organizzata da quanto, da quanto si vede da alcuni filmati. Cioè, i villaggi dividevano le necropoli in quadrati di 10 x 10 metri e li davano alle varie famiglie. Ogni famiglia aveva il suo quadrato. Questi scavavano a caso. Quando trovavano la terra in colore diverso delle tombe, cominciavano a fare i tunnel. Un casino terrificante. Io ci ho messo tre anni a capire come era, se loro seguivano praticamente i limiti di scavo originari o andavano a caso. Mi sono infilato nelle gallerie a tre metri di profondità. Sotto per cercare di capirlo, una perdita di tempo incredibile. Però sotto ho trovato degli stati archeologici invece non di Cimitero, ma importanti per ricostruire la sequenza. Grazie. Vediamo che ci sono altri interventi dalla, dalla sala. Sì. Una curiosità, professore, l'interesse per queste civiltà, eh, visto che diciamo, i due millenni ultimi sono stati praticamente all'insegna della civiltà greca, scoperta, riscoperta, eccetera, eccetera. Uh -huh. Quella latina, ovviamente, che è un po', un po figlia di questa. E l'interesse, invece, per queste civiltà, quando è nato? In quando modo è nato consistente. Da parte mia, o in no, generale no, nell'archeologia? Nell'archeologia. Ma sa, eh, che ne so, la, la, per esempio l'età del bronzo dell'India è stata scoperta improvvisamente nel 1920, prima nessuno, neanche vagamente si immaginava che ci fosse una preistoria indiana, per dire, antica come quella mesopotamica, quindi sono scoperte casuali in un certo senso. L'interesse per il mondo eh, vicino orientale è già nato nel 600, fra il 500 e il 600, i primi viaggiatori che co copiavano i primi cuneiformi. Uh, quindi c'è una lunga tradizione di viaggiatori nel Medio Oriente, soprattutto le rovine di Persepoli che erano molto visibili, o le grandi iscrizioni achemenidi su roccia dell'Iran. Dell quindi, quelle cose hanno un'origine antica, ma le cose di cui abbiamo parlato oggi sono scoperte recentissime. Chiaramente, si aggiungono a un, a un quadro già complesso di conoscenze su, sulla preistoria orientale insomma, che, noi, che noi coltiviamo. Quindi, è un po' stratificato nel tempo. Bene, se non ci sono altre questioni ringrazio di nuovo il professor Vidale per essere stato È stato un vero piacere. Con noi. E... Vi ricordo l'appuntamento della prossima settimana, venerdì 18, sul tema stampa e potere, sempre all'interno del ciclo di incontri su rivoluzioni. Grazie e buonasera.